Seconda giornata di serie di giornedì che si apre con le immagini relative al match tra Ravenna e Seravezza. Partita sospesa dopo 3 minuti di gioco per impraticabilità del campo causa un violento nubifragio. La squadra ospite tra l'altro aveva chiesto di posticipare l'inizio del match causa un ritardo dovuto a un contrattempo. La giornata riserva ben 21 marcature frutto di 2 vittorie interne, 3 successi esterni, 4 pareggi di cui uno solo a reti bianche, quello che metteva di fronte Borgo San Donnino e Real Forte Querceta. I primi gol della giornata arrivano tra Lentigione e Givi Borgo. Toscani avanti grazie a un penalty trasformato da Aloy al minuto 20. Il Lentigione ristabiliva la parità direttamente dall'angolo con un grande stacco di testa per opera di Zagnoni 7 minuti più tardi. Nella ripresa 78esimo in gol partite a cura di Adusa con un preciso rasso terra da distanza ravvicinata. Al Mezzolari derby con il progresso, padroni di casa che sbagliano un penalty con Gulinatti venendo trafitti nell'extra time dall'ex Rossi, bravo a sfruttare nel migliore dei modi un pallone vagante in area di rigore. I Triti, nonostante il doppio vantaggio firmato da Gobbi nel recupero del primo tempo con una conclusione sporcata dalla retroguardia avversaria e da un gol di forza sempre a cura di Gobbi ad inizio ripresa, riesce nell'impresa di farsi rimontare dal Fanfulla che dimezza le distanze con Franchini, bravo a farsi trovare pronto per il tappeto vincente dopo una respinta corta di Migliore e dal dischetto con Brognoli. Pareggio per 1-1 nel big match di giornata dal Forlì e dal Gnanese, biancorossi avanti con Pira al sesto minuto. Nella ripresa la punizione di Artioli trova la collaborazione di De Gori. La Samaurese si libera della Correggese con un gol per tempo, Giannini la sbrocca al minuto 40 del primo tempo, il raddoppio perveniva per opera di Bonandi, l'est ad approfittare di un'incertezza della difesa ospite in fase di rinvio. Pareggio di rimonta quello del Rimini con la Bagnolese. I biancorossi vanno sotto addirittura di 2 gol, padro di casa in rete con Michael al 17esimo del primo tempo, botta fuori area, nulla da fare per Maietta, raddoppio ad inizio ripresa dall'angolo, Dembakai di testa non perdona. Nel finale del match, complici cambi e risolvi di campionato dell'ex Roma Piscitella, il Rimini trovava i pari proprio con Piscitella al minuto 33 con un tiro a giro e con l'altro neoentrato Gresselin che tramutava in rete un'azione proveniente dalla destra. Colpaccio della neopromossa Alcione sul campo del Prato, costretto ancora una volta ad emigrare, l'ex San Maurese Manuzzi trovava un gran gol riuscendo a stoppare la sfera e indirizzarla in fondo alla rete nel migliore dei modi. Nella ripresa dall'angolo, sfortunata deviazione nella prima porta a cura di Guida. Vince il Carpi dopo la scoppo alla dell'esordio casalingo. I primi 3 punti arrivano sul campo del Sasso Marconi, decisiva una doppietta di Raffini tra il 19esimo e il 65esimo minuto. A un quarto d'ora da termine ci pensava Villanova a fissare il risultato sul definitivo 0-3.